Le gondole sono il simbolo di Venezia, sono riconoscibili in tutto il mondo ed è un motivo di orgoglio per tutti i veneziani, la gondola, soprattutto per noi che siamo tramontini, è il simbolo della città. Sono Elena Tramontin e adesso io e mia sorella stiamo portando avanti il cantiere di famiglia. Questo cantiere è stato fondato nel 1884. Noi siamo la quinta generazione Tramontin. Vedere una gondola Tramontin in acqua per me è motivo d'orgoglio perché sono belle. Le hanno paragonate alle Ferrari. Lo scudo Tramontin si trova a Dorso Duro, in Fondamento Ogni Santi e nel cuore della città praticamente. Ai tempi d'oro gli squareri ce n'erano tantissimi, ora siamo rimasti in quattro e siamo anche gli unici a cercare di portare avanti appunto il metodo tradizionale. Allora, mi chiamo Matteo Tamassia e sono un maestro d'ascia, ovvero un costruttore di barche in legno. Collaboro con la ditta Tramontin da circa 10 anni per costruire le gondole. Una gondola ci vuole circa 3 mesi la carpenteria, più dopo c'è un altro mese per la pitturazione, poi c'è la parte di intaglio, potrebbero essere anche un migliaio di ore. La gondola Tramontin ha i fianchi in tavola di rovere, la struttura in rovere e olmo, la coperta in mogano, ciliegio, noce, tiglio, larice e sono assemblate con chiodi zincati e viti d'acciaio inox. La gondola viene personalizzata sul peso e sull'esigenza del gondoliere. Il gondoliere viene personalizzata un pochino come vestito, insomma. La gondola si differenzia da tutte le altre barche in legno, diciamo, sostanzialmente per la simmetria. In questo modo il gondoliere riesce a girarsi meglio per i canali, a vogare con un remo solo. Il punto migliore per vedere Venezia è su una gondola, questo è indubbio. Cioè l'acqua è Venezia, quindi navigare su una gondola a remi, una barca a remi, è la magia più bella che ci possa essere a Venezia. Io, mia sorella e Matteo sentiamo l'onore e il dovere di portare avanti questa tradizione centenaria. Non è proprio facilissimo, però ce la faremo sicuramente.